Noi provocatoriamente abbiamo detto che avremmo festeggiato e abbiamo festeggiato i 154 anni, riferendoci e ricordando la sfortunata spedizione di Carlo Pisacane, che secondo noi ha poi reso possibile che riuscisse l'impresa a Garibaldi. Ovviamente quando si arriva al Sapri e quando si parla del Risorgimento non si può fare a meno di parlare di Carlo Pisacane e della sua sfortunata spedizione, e in questa chiave diciamo abbiamo rivissuto i momenti importanti dell'Unità d'Italia. Anche il convegno aveva per titolo dai 300 ai 1000, quasi a significare questo, a rimarcare questo filo conduttore che da Carlo Pisacane ha portato poi a Garibaldi. Non solo, ma la prefettura con questa organizzazione mirabile della maratona ci ha ricordato che a Bosco ci furono dei movimenti risorgimentali altrettanto importanti. Forse abbiamo tralasciato questa volta Costabile Carrucci, ne faccio ammenda, bisogna inserire un po' tutti questi personaggi che fecero sì che il nostro Cilento, detto la terra dei tristi, poi ha avuto un ruolo di primo piano nell'Unità d'Italia.